Ciao ragazze, oggi vi propongo una ricetta semplice ed efficace per la preparazione di un olio che possiede due proprietà, doposole e antizanzare. Questa miscela di oli essenziali ha un buon profumo, è 100% naturale e funziona. Utilizzando come in questa ricetta l'olio vegetale di aloe vera, abbiamo un doposole che ci rinfresca. Inseriamo in esso anche la menta, l'olio essenziale di menta che ha proprio anche questa funzione rinfrescante. È un valido aiuto anche contro le zanzare, grazie all'olio essenziale di citronella, l'olio essenziale di geranio e l'olio essenziale di lavanda. Inoltre, l'olio essenziale di lavanda rasserena. L'olio essenziale di menta risveglia, l'olio essenziale di citronella rallegra l'umore e l'olio essenziale di geranio cura la pelle. È facilissimo da preparare e ottimo per l'estate. È un prodotto che può essere considerato una via di mezzo tra un prodotto cosmetico ed uno funzionale. Il suo profumo è molto gradevole e lo si potrebbe addirittura utilizzare solo per bellezza, nel senso che comunque questo profumo così piacevole ci dà l'idea di indossare quasi un profumo, a differenza di tutti i prodotti contro le zanzare che sono a base quasi esclusiva di citronella, che oltre ad avere il deterrente di tenerci lontane le zanzare, ci tengono lontane anche le altre persone. Con quest'olio noi possiamo nutrire la pelle dopo l'esposizione al sole, ci profumiamo, tonifichiamo il nostro umore e ci proteggiamo dagli insetti. Questi sono gli ingredienti per preparare l'olio doposole antizanzare. Velocissimo da preparare e utilissimo in questo periodo estivo. Ecco ragazze, qua abbiamo tutti i prodotti necessari che ci servono per preparare il nostro olio. Volevo ricordarvi che i prodotti biologici pure al 100% li potrete trovare o su internet o nei negozi che vendono prodotti bio e naturali. Io in questo caso alcuni li ho comprati presso il sito della farmacia Vernille su internet, dove tra le altre cose ho acquistato altri prodotti e mi sono trovata molto bene. Quindi abbiamo l'olio di aloe vera, l'olio essenziale di lavanda, questo viene direttamente dalla Provenza, dal Plateau di Valensole, un posto meraviglioso, l'olio essenziale di citronella, l'olio essenziale di geranio e l'olio essenziale di menta piperita. Poi c'è questo contenitore qui di vetro, oscurato, dove io conservo il mio olio. Se volete potete utilizzare un contenitore spray, io preferisco questo perché così riesco a regolare la quantità di olio da spalmare sul corpo. Poi ci servirà un imbuto e una bacchetta cinese per poter mescolare bene i nostri ingredienti. Eccoci, prepariamo il nostro olio. Allora, la ricetta è per 100 ml, però io in questo caso avevo solo 50 ml di olio di aloe vera, quindi dimezzo le dosi. Voi lo potete fare tranquillamente con i 100 ml, come vi ho messo nella ricetta. Allora, inseriamo l'olio di aloe vera della farmacia Vernile. Molto bene. Poi inseriamo 4 gocce di olio essenziale di citronella. Ci metto un po' a scendere. Poi 5 gocce di geranio. Gocce di lavanda. La mia preferita. Bene, e poi aggiungiamo l'olio essenziale di menta, 6 gocce.
Diamo una mescolatina con la nostra bacchettina cinese, i nostri oli, l'olio profumatissimo, una fragranza buonissima. Potete tranquillamente appunto mettervelo, come abbiamo detto, dopo l'esposizione al sole, e in questo modo verrete anche protetti da tutti gli insetti, in particolar modo dalle zanzare. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Provate l'olio e poi ditemi come vi siete trovate. Sono sicura che non avrete alcun tipo di problema e sarete felicissime di questo profumatissimo olio per il corpo. Ciao ciao e alla prossima ricetta!